Oggi si inaugura l'Ecoscambio, una struttura comunale che ospiterà in parte fisicamente, nella maggior parte solo virtualmente, con l'uso di un portale appositamente studiato per questa gestione del servizio, beni di consumo di cui le famiglie magari si vogliono disfare e che possono essere utilmente invece utilizzati da altri. Dunque, dal lato c'è un impatto ambientale importante, perché si tratta di diminuire sensibilmente la quantità dei rifiuti che arrivano alla stazione ecologica, quindi meno rifiuti, meno acquisti, meno consumismo e più opportunità poi alle famiglie, anche quelle più bisognose, perché può essere utilizzato indifferentemente da tutti, è chiaro, ma magari ci sono anche famiglie che hanno più necessità di altre e che qui possono trovare gratuitamente delle cose che invece avrebbero dovuto acquistare. Quindi appunto impatto, dicevo, minore impatto ambientale da un lato e più responsabilità sociale, quindi un impatto sociale di alto profilo. Un binomio in cui noi, diciamo, crediamo e sul quale abbiamo puntato decisamente. È un'esperienza assolutamente innovativa nel nostro territorio, una struttura e un servizio che sarà aperto non solo alla collettività del Comune di Sovicille, che ne trarrà anche un beneficio materiale, perché a seconda dell'utilizzo che se ne farà, a seconda di quante volte verrà utilizzato, o per prelevare, o per scambiare, o semplicemente per depositare, tutte le operazioni che andranno a buon fine in tal senso daranno luogo a un punteggio che verrà calcolato e che andrà a beneficio di una scontistica applicata sulla Tari. Questa è la stessa cosa che è già iniziata con l'ecocompattatore e che presto sarà disponibile in tutte le altre frazioni. Ed è un sistema che verrà adottato appunto con la Sei Card anche per altre operazioni, come il deposito degli oli esausti nelle stazioni Olli, anche queste verranno implementate, oppure con l'informatizzazione della stazione ecologica. Noi in buona sostanza, non a caso abbiamo recentemente sottoscritto e quindi ci siamo impegnati ufficialmente con un protocollo rifiuti zero, teso a mettere a punto un percorso importante di crescita sotto il profilo educativo, di sensibilizzazione sui temi del riuso, della diminuzione dei rifiuti, della buona raccolta differenziata, insomma tutta una serie di azioni di cui questo è sicuramente costituisce l'esperienza pilota forse più significativa, perché sappiamo bene di avere i fari puntati da parte di tanti altri comuni che già ci guardano con notevole interesse. E siamo molto felici di questo, perché se questa esperienza venisse replicata da tanti sicuramente darebbe luogo a delle azioni, diciamo, di ambientali veramente di impatto sicuramente molto molto importante. Quindi oggi per noi è una giornata veramente di festa, ci abbiamo creduto, sono più di 2 anni e lavoriamo a questa cosa e abbiamo fatto un lavoro di squadra secondo me veramente eccelso. Questo luogo non solo sarà oggetto di quelle azioni virtuose di cui parlavo, ma sarà soprattutto anche un polo di aggregazione, un polo di educazione. Ci sono nel bando, se era stato previsto, e quindi verranno svolte delle giornate dedicate a azioni ludico-didattiche, vere e proprie lezioni sul campo, su questi temi, rivolte alle scuole, alla cittadinanza. Ci saranno dei mercatini domenicali che ospiterà anche questa piazza, nei quali le persone del luogo e non soltanto potranno portare le loro cose e scambiarle qui direttamente. Quindi ci sono tante attività previste e quindi speriamo davvero e vogliamo che questo luogo diventi l'emblema più significativo di tutte le azioni che il Comune sta svolgendo insieme a tutti coloro che ci hanno dato una mano e ci hanno creduto e ci hanno puntato. Oggi lo vedrete, ci sono con noi tante associazioni del territorio e anche Legambiente e naturalmente la cooperativa si è aggiudicata al bando e chi ha lavorato al portale, perché anche il portale costituirà veramente una facilitazione significativa di tutto il nostro percorso. Abbiamo inaugurato questo centro dell'Ecoscambio, è un altro tassello in quel percorso di iniziative che stiamo
implementando, che abbiamo implementato nel corso di questi anni, di iniziative che vanno nella direzione appunto della custodia, della tutela e della valorizzazione del nostro ambiente. Qui in questo luogo, sia fisicamente sia attraverso un portale, attraverso un sito web dedicato, le persone potranno scambiare quegli oggetti di cui, che sono ancora funzionanti, che sono ancora validi, ma che appunto le persone, delle quali le persone si vogliono disfare perché non più funzionali alle esigenze delle loro famiglie. Quindi li mettono a disposizione di altri che possono averne bisogno e che possono appunto prenderli gratuitamente. È una modalità, un modo per ridurre il quantitativo dei rifiuti a monte, perché questi oggetti che sarebbero entrati nel ciclo dei rifiuti in questo modo non ci entreranno, perché diventeranno appunto oggetti di scambio, avranno una nuova vita, una nuova funzionalità. È appunto, come dicevo, un'iniziativa che si pone in quel filone dei progetti ambientali, filone che ha visto diverse iniziative, sia iniziative appunto di sensibilizzazione, di educazione, di informazione, ricordiamo il progetto Lega Ambiente fatto nelle scuole, ma soprattutto il grande progetto, la grande rivoluzione, diciamo, del porta a porta, ancora non entrato pienamente a regime, perché ci sono ancora diverse cose da modificare, da aggiustare, da migliorare, ma che già sta producendo risultati importanti, perché dai dati che sono ancora ufficiosi, ma insomma che già dicono qualcosa di significativo, da una raccolta differenziata del 40% stiamo passando negli ultimi mesi appunto di raccolta differenziata del 70% e oltre. Quindi questo significa che questo sistema incrocia una voglia, una volontà dei cittadini di fare effettivamente la raccolta differenziata, ed è una modalità che consente appunto di farla, di dare appunto loro la possibilità di farla nel miglior modo possibile. Naturalmente a questa iniziativa si aggiungono anche altri progetti, altre iniziative, come quella degli ecocompattatori, che saranno distribuiti in tutti i paesi, che si affiancano già alle case dell'acqua, che sono una modalità appunto di ridurre anche in quel caso appunto la produzione di plastica, la produzione della plastica appunto delle bottiglie dell'acqua, insomma tutto un sistema che darà anche la possibilità di premiare i virtuosi, perché attraverso la carta, la ecocarta che verrà distribuita appunto nei prossimi mesi a chi vorrà, sarà possibile raccogliere punti collegati alle azioni virtuose, quindi chi porterà oggetti all'ecoscambio, chi porterà bottiglie all'ecocompattatore, chi porterà oggetti da riciclare al centro di raccolta di San Giusto accumulerà dei punti che poi andranno a deconto della tariffa dei rifiuti. Insomma, tutto un sistema che è una piccola rivoluzione, un punto di non ritorno sul quale stiamo lavorando da anni e sul quale appunto continueremo a lavorare, nella consapevolezza che così appunto stiamo facendo un servizio alla nostra cittadinanza, al nostro ambiente, alla nostra popolazione.